Ed è un primato in assoluto, cioè il fatto che l'esercito di un paese per la prima volta ha comunicato all'opinione pubblica le mosse, diciamo, strategiche, quindi di guerra, appunto all'opinione pubblica attraverso la rete. Pensate che in questa campagna web hanno fatto di questi appunto attacchi, live blogging sul sito, aggiornamenti continui su Twitter, videogiochi, scusi, video degli attacchi su YouTube e foto su Flickr. Mi veniva da dire videogioco perché Perché purtroppo c'è anche videogioco? un gioco, nel È un senso gioco che... fatto sul sito dell'esercito iraniano. Allora, questo è un gioco che è online da qualche mese, ma che hanno cominciato ad usare in questa occasione, in cui praticamente si premiano gli utenti che condividono maggiormente le informazioni che lanciano. Chiaramente la loro campagna è dire: questi sono gli attacchi che noi fino ad oggi abbiamo ricevuto dai palestinesi. Quindi, come Diamola, che dire, dici? Poi non voglio sentire subisce tutte e tre. le guerre moderne ormai si fanno soprattutto sul piano dell'informazione. Tutte le guerre che io ho seguito, dalla prima guerra del Golfo in poi, fino ad arrivare all'Afghanistan e anche i conflitti medio orientali, si svolgono proprio su quel terreno lì, perché si tratta di vendere la guerra all'opinione pubblica internazionale e sappiamo bene quanto feroce è quella guerra dell'informazione. A maggior ragione ci vogliono dei presidi giornalistici indipendenti sui posti. Io voglio solo dire che oggi a Gaza, l'ultima volta che sono andato io a Gaza, che c'era lo scontro tra Arafat e gli uomini di Hamas che si ammazzavano per le strade, beh, insomma, a Gaza noi non abbiamo un ufficio di corrispondenza, l'ufficio di corrispondenza sta a Gerusalemme. E anche quando c'è stato piombo fuso, c'era il povero Arrigoni che mandava le notizie da lì. Quindi, insomma, li devi presidiare questi posti se vuoi raccontare veramente, cercare di raccontare quello che sta succedendo. Lì. Ecco, Massimo, io penso anche che naturalmente quando si fa televisione, essendo la televisione un mezzo di informazione, di comunicazione che lavora con le immagini principalmente, quando tu sei responsabile di una trasmissione come 8 e mezzo, come la mia, e noi abbiamo mezz'ora ed è una trasmissione che come sapete si basa sugli ospiti in studio, Certo. noi non abbiamo filmati, non Il abbiamo, faccia a quindi faccia per te diciamo gli che ospiti. è anche più difficile naturalmente veicolare informazioni con le quali non si può rapportare subito lo spettatore perché appunto ne sa poco, perché in genere l'interesse si risveglia solo appunto se siamo alle soglie di un conflitto o quando c'è il conflitto. Che questo naturalmente danneggi moltissimo diciamo, la sensibilità generale dell'opinione pubblica, su questo non c'è ombra di dubbio, perché in Italia negli ultimi 20 anni ci siamo convinti che davvero, o molti si sono convinti davvero, che tutto ruotasse attorno a Berlusconi e a quel mondo. Certo. Allora, grazie Barbara di averci dato una mano anche a raccontare delle cose molto precise sul tuo mestiere. Posso aggiungere una cosa Sì. brevissima, Massimo? Perché anche noi stiamo parlando di un'emergenza, cioè adesso stiamo discutendo del fatto che non si parla abbastanza di Gaza, ma il problema è che da domani e tutti i giorni non si parla di nessun posto del mondo, no? Il problema non è che quando succede Gaza improvvisamente dobbiamo seguire Gaza, Non il problema c'è il è che racconto se del tu hai mondo. spiegato prima, nelle settimane, abituato le persone a sapere almeno dov'è Gaza, quando succede Gaza le persone magari sono un po' più interessate. E insomma, e anche noi, dopo questi primi 15 minuti circa dedicati all'estero, piombiamo nel cortile di casa nostra.